contro Borussia Dortmund, Ciotola, 5-0. Prego, parla, parla. Non c'è storia, stiamo giocando molto bene. Ciotola è stata una buona squadra, però noi stiamo facendo un buon passo a e siamo determinati. Ok, nel secondo tempo? Nel secondo tempo ce la giochiamo lo stesso. Ok. Andiamo da Valerio. 5-0. Proprio non ci siete proprio oggi in campo? No, siamo rimasti proprio a casa. Stanno tutti a mangiare sullo stomaco. Nel secondo tempo che facciamo? Altri 5 palloni diamo, ma ci impegniamo. Ok. Abbiamo altri 5. In bocca al lupo. Il campo di Borussia Dortmund contro Bomber Gang, Picariello e Santoro. Partiamo prima da te. La Bomber Gang esce, però possiamo dire a testa alta nel secondo tempo, perché nel primo tempo. Nel primo tempo non ci stavate proprio. No, infatti, stavamo a casa, era una meritata la vittoria. Ci hanno giocato bene. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, però. Secondo te, cose che non è mancato? Eh? Cose che è mancato? Il primo tempo, io ci stavamo poco. Diciamo che abbiamo giocato nel secondo tempo, potevamo vincere. Ci è mancato anche l'aggancio di Picariello all'ultimo, là, vabbè, per il pallone. Non ci mai visto squadra più forte di questo. Di loro? Comunque, comunque hanno giocato bene, hanno fatto pure. Sono importanti. Ok, a chi dedica la prestazione? A nessuno, che ha mangiato una merda. Grazie, dedica. Ok, un saluto a te e a tutta la Bomber Gang. Santora MVP tripletta, se non sbaglio. No, no, due gol, due gol. Doppietta. Doppietta. Questa Bomber Gang va alle semifinali. No, la Bomber Gang va a Borussia Dortmund. È la stanchezza. Fine della prima partita, dall'inizio del torneo siamo stati sempre in corsa per qualche titolo. Un po' con le sfortune, un po' con... Sarà studiato prima di farsi in nervi. Un po' con le assenze, Marco Pipino che si è operato, lo salutiamo. Un po' le proteste, un po' le Marco, sei grande Marco. Siamo qua per mezza tua. Marco, torna presto. Sergio, un'altra settimana qua, Sergio. Un'altra settimana. Posso dire una cosa? Marco, torna presto. Dedico il gol alla mia fidanzata. Dedico il gol alla mia fidanzata. Un complimento a te Felice che ha fatto un bel. E mo ci godiamo questa settimana, poi venerdì prossimo siamo in semifinale. E ce la giochiamo. Non sappiamo contro chi dobbiamo giocare, ma ci giochiamo stessi. Comunque il problema secondo me sono le proteste, perché oggi tu non hai parlato proprio. Io stavo in campo e... Io gli dico una cosa e me ne voglio andare. Ora fare una bella doccia. Il Ciuccio è ferito ma non è morto. Forza Dortmund. Oltre a Marco vuoi fare qualche altra dedica? Un saluto alla mia squadra e a Diego Forino. In particolare Giovanni Capretti, mio miglior portiere. È la mamma di Cristian che ci sta sempre. Guarisci presto Boffi, Ciro, ci manchi. Ciao Emilia, grazie. Chiedo scusa per il mio atteggiamento all'ultimo. Sono troppo nervoso. E volevo fare un saluto al mio idolo Mike Bongiorno che è scomparso da poco. Ciao. Ciao. Sergio da rompere sempre un cazzo.